Apertura delle gare di qualificazione alla Vitrifrigo Arena per la World Cup di ginnastica ritmica, che vede le ginnaste di 40 nazioni partecipare alla manifestazione. Si tratta della prima tappa del circuito di Coppa del Mondo ed è tanta l'attesa che si è creata intorno all'appuntamento pesarese. I numeri ne sono la riprova. Le ginnaste che scenderanno in pedana saranno 74 per le gare individuali e 105 per le gare a squadra, a cui parteciperanno le rappresentative di 18 paesi. Tra queste, oltre all'Italia, allenata da Emanuela Maccarani, le migliori al mondo, tra cui Russia, Bulgaria, Ucraina, Giappone, Bielorussia, Cina e USA e anche Israele. È la prima delle quattro coppe, quindi probabilmente è quella nella quale testano tutti i nuovi esercizi, perché tutte le ginnaste, sia individualiste e soprattutto i gruppi, hanno nuovi esercizi per la prossima Olimpiade di Tokyo. E quindi anche ha riscosso un grande successo anche di pubblico che sta venendo da tutta Italia, soprattutto per i giorni di sabato e domenica, proprio per vedere questi nuovi esercizi. E poi concluderemo quest'anno anche con un galà particolare, festeggeremo i 150 anni della Federazione Ginnastica d'Italia, con tanti comitati regionali che verranno ad esibirsi sulla pedana di questa Coppa del Mondo. Il programma delle gare ha previsto per la giornata di oggi, venerdì 5 aprile, gli esercizi individuali, cerchio e palla, a partire dalle 13.30 e fino alle 20, a cui seguirà l'esercizio dei gruppi con 5 palle. A rappresentare l'Italia ci saranno le fortissime farfalle azzurre allenate da Emanuela Maccarani, Alessia Maurelli dell'Aeronautica Militare, Martina Centofanti in forza all'Aeronautica Militare, Letizia Cicconcelli della Ginnastica Fabriano, Agnese Duranti della Polisportiva La Fenice di Spoleto, Martina Sant'Andrea Ginnastica Estense Otello Putinati e Beatrice Tornatore dell'Ardor Padova. Le farfalle azzurre se la giocheranno con le rivali più forti al mondo, con i nuovi ed inediti esercizi d'insieme montati dalla direttrice tecnica della Nazionale, Emanuela Maccarani, coadiuvata dallo staff dell'Accademia Internazionale di Desio. Per le individuali invece scenderanno in pedana Alexandra Agiurgiu-Culese dell'Associazione Sportiva Udinese e la marchigiana Milena Baldassarri per la ginnastica Fabriano.